preoccupata per quello che sta accadendo in Libano, per il rischio di una escalation regionale, proprio mentre sembrava che ci potessero essere degli spiragli, e anche questo è un elemento che va valutato. Ogni volta che ci sembra di essere un po' più vicini all'ipotesi di un cessate il fuoco, accade qualcosa. Significa che ci sono diversi diciamo soggetti regionali che puntano un'escalation e che, diciamo, puntano sempre a costringere Israele a una reazione, lo dico anche per invitare Israele a non cadere in questa trappola. Io sono molto molto preoccupata per quello che sta accadendo in Libano, per il rischio di una escalation regionale, proprio mentre sembrava che ci potessero essere degli spiragli, e anche questo è un elemento che va valutato. Ogni volta che ci sembra di essere un po' più vicini all'ipotesi di un cessate il fuoco, accade qualcosa. Significa che ci sono diversi diciamo soggetti regionali che puntano un'escalation e che, diciamo, puntano sempre a costringere Israele a una reazione, lo dico anche per invitare Israele a non cadere in questa trappola. Dopodiché, chiaramente, io sono in contatto con il Ministro degli Esteri, sono in contatto con il Governo, sono in contatto con gli alleati, bisogna continuare a passare messaggi di moderazione in questa fase. La Cina sicuramente anche qui può essere un interlocutore molto importante, sapete dei diciamo, rapporti solidi che esistono con Teheran, sicuramente, diciamo, nel lavoro per la normalizzazione dei rapporti, particolarmente tra paesi arabi e Israele, la Cina è un interlocutore.